questo laboratorio sulla processione non è il primo che guido. Ho già, diciamo, fatto operazioni del genere con diversi gruppi di lavoro. E la processione di fatto è una matrice coreografica che fa parte di una serie di spettacoli che ho creato a partire da elementi di tradizione popolare, quindi insomma in seno ad un più ampio campo di indagine che io chiamo il corpo antropologico, che è quello che riunisce diciamo, nella espressione della corporeità la tua natura, il tuo background, quindi cultura, ambiente, eccetera, eccetera. E la cosa che mi intriga è che appunto questa matrice funge da motore di percorsi di ricerca sempre nuovi, che a seconda del processo che innesco e diciamo, del materiale umano che si avvicina a questo tipo di percorso, porta in aree inusitate, a volte anche molto sorprendenti. Questo periodo passato qui a Tortorella, devo dire che è stato un'esperienza anche un po' inaspettata, nel senso che c'era questo progetto di Fuori Tempo Utile, era un progetto che doveva già partire l'anno precedente, quindi di un lavoro in un luogo appartato e quindi un luogo giusto per raggiungere un certo livello di concentrazione del lavoro, di isolamento da altri tipi di sollecitazioni, di distrazioni. E, tra l'altro, dalle premesse c'era anche l'idea di poter analizzare degli spazi all'esterno, di vedere, però poi il tipo di lavoro che è stato scelto, che era appunto quello lì di lavorare su dei fili della memoria e quindi con un riferimento al mito, con un riferimento al rito, che è una ricerca che io personalmente, anche con Elena nella Compagnia delle Belle Bandiere, stiamo conducendo da parecchio tempo, perché è una diciamo, delle tematiche che in particolare ci interessano all'interno del teatro e all'interno proprio dell'esperienza umana della trasmissione. E quindi diciamo, la scelta di questo tipo di tema ha poi condizionato il fatto che l'eco di questo luogo esterno in realtà fosse riportato all'interno, perché appunto inaspettatamente è uscita anche l'apporto della maschera, che la maschera ha già di per sé una sua componente mitica, una sua componente rituale, una componente che in qualche modo allude a un doppio. A un doppio dell'uomo, a un doppio dell'anima, a un doppio dell'esperienza e soprattutto funge da filtro per cui attraverso il lavoro con la maschera collegato al tema della memoria, penso che sia più facile, più naturale andare a ricercare delle zone dell'essere che vengono da qualche cosa di profondamente interiore. La coreografia originaria è una partitura scritta molto rigorosa, scritta per sei danzatori, però di fatto io della partitura originaria prendo solamente il materiale di base, che sono delle cellule di movimento, che uniscono gestualità, movimento e voce, e certe forme energetiche e prossemiche. Energetiche nel senso che operando dei processi di trasformazione dal punto di vista della velocità, di aspetti dello spazio, di aspetti del modo di
modulare il movimento, ovvero io le chiamo trasformazioni timbriche. Si arriva appunto a delle declinazioni che ti conducono poi addirittura molto lontano dalla partitura originaria. E forme prossemiche, perché c'è quella del procedere tipica dei culti processuali e anche l'idea del procedere e dello stazionare, cioè dell'alternanza tra l'itinerario votivo in seno alle tradizioni popolari, che però prevede delle stazioni che in genere nei riti appunto popolari sono simbolici, sono luoghi particolari. E poi alcune forme tipo il cerchio, tipo la spirale, no? Sono delle forme che unite ad un certo modo di affrontare energeticamente il materiale producono stati della coscienza particolari, no? Stati della presenza. E quindi diciamo che qui ancora una volta ho messo in libertà di nuovo, no? Questi materiali, confrontandoli col lavoro che ho potuto svolgere in questo luogo che poi è particolarmente adatto a questo tipo di lavoro. Uno per la calma, tranquillità e la sensazione di assenza di mondanità, ecco. Dall'altra il tipo di paese, cioè che quando l'ho visto ho pensato che era il momento per provare, perché questo non l'ho ancora mai fatto, a lanciare questa processione per i vicoli e le piazzette del paese. E l'idea è poi a un certo punto di unire un gruppo consistente di persone e creare proprio una processione grande. Il tipo di esperienza che è stata fatta è stata quella di comunicare a queste persone, che era un gruppo tra parentesi di persone che non si conoscevano all'inizio, tranne proprio qualche caso isolato, e quindi di creare un filo comune attraverso un tema comune e attraverso un'esperienza nuova per molte di queste persone qui, ma non nuova per la propria memoria, perché cioè sollecitare delle persone a non lavorare necessariamente su un testo, su un qualcosa scritto da qualcun altro, ma casomai, anche nel caso in cui ci sono stati dei riferimenti alla tragedia greca, che per sua forma, per sua struttura, in qualche modo si sposa a questo tema della memoria, del rito, del mito, però appunto l'invito è stato quello di cercare qualcosa di personale, ed effettivamente sono venuti fuori dei percorsi individuali anche un po' misteriosi, che la maschera poi ha reso ancora più misteriosi, ma nello stesso tempo li ha anche resi più chiari, più limpidi. E tra parentesi, tutto il lavoro che io ho fatto in precedenza con le maschere, sia io, diciamo, con la mia esperienza attorale e creativa, ma anche il lavoro che io ho fatto laboratoriale con le maschere, non è mai stato collegato a questo tema qui, al tema della memoria. E quindi non avevo, diciamo, come devo dire, non è che avessi delle percezioni che poteva essere una cosa giusta o adatta. Mi sono detto la condizione in cui si crea. Ci sono due laboratori, uno di danza e uno di teatro, in un luogo che si apre per la prima volta al teatro, organizzato da persone che se ne sono andate a cercare. Ho detto, questo è veramente l'occasione in cui sperimentare qualcosa che non sai dove porta, dove va a finire. E naturalmente, come sempre accade, questa libertà lascia venire fuori cose belle, cioè cose belle in quanto sono cose vere. Qui lavorare con persone che vengono da luoghi diversi, da città diverse, che hanno esperienze diverse, che non si conoscono, che cominciano a respirare insieme, a fare le cose pazze che si fanno a teatro insieme, eccetera, è chiaro che apre delle possibilità,
che non puoi prevedere prima. E devo dire che queste sono poi le esperienze che mi interessano di più, perché alla fine mi viene da dire che non so se è più quello che do o quello che prendo, nel senso che nutre anche a me lavorare in una maniera che non è finalizzata alla confezione di un prodotto.